Una situazione paradossale, questo è il film per aprire il punto, come di consueto, sul campionato di eccellenza, che zitto zitto ha superato la quinta giornata, tra alti e bassi, ma potremmo dire solamente tra bassi. La Calpazio perde ancora col Buccino, ennesimo disastro almeno dal punto di vista del risultato. Sembra assurdo che persone di esperienza potessero pensare che questa rosa, così com'è ad oggi, potesse fare punti. Ci vuole la rivoluzione nella squadra in tutti i sensi e dei cambiamenti profondi, e chi ha compiuto tale disastro, perché di tale si tratta, si assuma la responsabilità e non è certo Cerrato, ex allenatore per la cronaca. Non vogliamo essere cattivi, ma questa rosa, senza gli aggiustamenti che la società ha annunciato per fortuna, così com'è probabilmente non avrebbe superato i 5 punti in tutto il campionato. E considerando che ha chiuso a 21 il girone d'andata lo scorso anno, salvandosi poi all'ultima giornata, giudicate voi la gravità della situazione adesso a Capaccio. Ad Agropoli hanno cacciato la segretaria, ma in realtà è un autogol continuo. Schierato un giocatore addirittura squalificato dall'anno passato. Risultato in arrivo, un'altra sconfitta a tavolino, altra penalizzazione e concreta possibilità che i Delfini vanno a fare compagnia alla Calpazio a 0 punti. Pazzesco, definire la cosa folle. Sarebbe più facile, in una parola ve lo diciamo noi, inaccettabile. Chi non è in grado di fare calcio non può prendere parte con ruoli all'interno di una società. Discorso già fatto per il Sapri lo scorso anno. Dove nulla quest'anno è cambiato. Piazze come Agropoli, ma anche Sapri, meritano rispetto anche attraverso ruoli lavorativi. Fare calcio è una mission e bisogna saperlo fare, lo sottolineiamo sempre. Nello scafascio cilentano perde anche la Polisportiva Santa Maria. Certo, a Battipaglia si può anche perdere, ma 4 punti in 6 gare sono pochissimi per una rosa e una squadra costruita per altre ambizioni. Vogliamo dire non la promozione? Ma certo non per la zona retrocessione. Weekend amarissimo, insomma, tanta preoccupazione per i risultati sportivi di un Cilento che ha iniziato come peggio non poteva. In immagine risultati questa stagione di calcio e non solo. Prossimo turno da sfruttare in casa per Delfini e Polisportiva Santa Maria contro rispettivamente Sant'Antonio Abate e Cervinara. Attenzione però, match che nascondono insidie. Mentre la Calpazio non l'aiuta nemmeno il calendario, va in casa dell'Eraclea di Mister Turco, dove ci vuole un miracolo sportivo, o forse addirittura di più.